Ragione, nel senso che se dai a loro l'opportunità di giocare in questo modo si fa il gioco loro. L'ha detta proprio alla romana, dai e ridai, eh? Per cui bisogna star lì, bisogna tenerle basse perché loro si gasano molto e hanno ragione a farlo, non hanno niente da perdere. Lo hanno fatto vedere anche ieri nella partita con la Serbia-Montenegro, erano sotto 2-0 e poi invece quella partita hanno finito i giapponesi per vincerla alla tie break. Torna a far punti l'Italia con Elisa Togut che stavolta è brava a gestire questo colpo da seconda linea. 18-17 dunque per le azzurre con la Togut che va al servizio, Shin Murata. E poi c'è ancora il muro, ma questo è un punto soprattutto con Guigi e Piccinini. Tocco vincente di Martina Guigi, 19-17. Finalmente abbiamo di nuovo questi due punti di vantaggio che dobbiamo difendere fino alla fine, Consuelo. Sì, perché loro ne recuperano 3 o 4 in un secondo e quindi sul 19-17 non ci si possono prendere dei rischi, bisogna pensare palla su palla a quello che si sta facendo. Magari non tirare fortissimo quando la palla non è bella, ma cercare come loro di giocarla sulle mani del muro. Abbiamo visto Shoichi Yanagimoto, CT del Giappone dal 2003, era un alzatore con la maglia del Giappone da giocatore, bronzo ai mondiali del 74, quarto ai giochi di Montreal nel 76. 19-17 Italia. Togut, stavolta il nastro della rete sulla battuta dà una mano a noi, nel senso che possiamo conquistare subito il contrattacco, invece c'è la difesa del Giappone con la Takeshita e poi il contrattacco messo giù da Miyuki Takahashi Shin. È incredibile perché io sono curiosa di vedere un allenamento di difesa di questa squadra, perché è impossibile prendere su questo che tutto quello che prendono loro. 19-18 Italia. Erika al servizio, riceve Piccinini, lo bianco per Guigi, palla che tocca il muro e schizza via, 20-18 per l'Italia, ottavo punto per Martina Guigi, 5 punti ancora per le azzurre per mettersi definitivamente al sicuro. Se ne va malamente il servizio di Piccinini che viene subito ripresa anche da Massimo Barbolini dalla panchina azzurra. Dunque errore numero 3 per la Piccinini. Non dobbiamo forzare tantissimo la battuta secondo me, perché tanto loro comunque ricevono bene, prenderci dei rischi in questo momento della partita è inutile, assolutamente inutile contro squadre come queste. Kimura, la ricezione di Piccinini, l'attacco in campo, sì, punto per Simona Rinieri che arriva a quota 19 nel suo score personale, 21 i punti invece per l'Italia che, ricordiamolo, se vince questa gara è prima nel girone e affronterà dunque in semifinale la Russia. Se perde può comunque contare su un eccezionale quoziente punti, difficile, comunque difficilissimo che il Giappone possa riprenderla. Già fuori invece dalla corsa per le medaglie Cuba, in pratica è una testa a testa tra noi e Serbia Montenegro per il primo posto del raggruppamento. In campo il punto del Giappone, 21-20, così almeno dicono gli arbitri, le proteste delle azzurre. Sono già almeno un paio gli errori dell'arbitro in questo finale di sette, prima sul muro dell'Anzanello e adesso, anche questa era una palla decisamente fuori. Anche nel primo set c'erano state un paio di contestazioni, per esempio su una battuta della Piccinini. Brasiliano il primo, Cimino, del Kuwait addirittura il secondo arbitro, Abdullah El Enesi. Mette tutti a tacere la Rinieri e guardate la grinta del nostro capitano. Del resto adesso stiamo entrando nella fase vera del mondiale, da ora in poi si gioca per le medaglie. Già. Soprattutto mette subito la testa anche la Rinieri nelle semifinali. Togut, Murata fuori, il punto dunque numero 23 per le azzurre.
che sono ormai vicinissime ad una vittoria, ad un altro successo per 3-0, aspettiamo comunque, ma in ogni caso vicinissima ad una vittoria che sarebbe anche storica, perché mai la nazionale femminile italiana aveva vinto in un torneo 8 partite di fila. La cosa è riuscita soltanto ai maschi nel 98, in occasione giapponese vinto. Insomma, per essere un'Italia che aveva cominciato veramente male, ci ha riservato una sorpresa veramente bella. Aveva cominciato malissimo la nostra nazionale con la sconfitta nella prima partita contro la Serbia, Montenegro, e tutto già dopo la prima gara sembrava compromesso. Invece poi non hanno più sbagliato le nostre ragazze. Adesso Togut subisce il muro del Giappone con Midori, che è entrata alla posta della Takeshita proprio per cercare di fare qualcosa di più a muro. 23-22 per l'Italia, con la Sugiyama al servizio. La ricezione di Piccinini, lo bianco per Rinieri, difende il Giappone che ora è senza il palleggiatore, può attaccare la difesa di Cardullo su Sciuca. Palla vicinissima a rete e poi bravissima, c'è la Togut, cosiddetta spazzolata di Elisa Togut, che lancia il pallone sulle mani dell'avversaria. Guardate qua, brava, intelligente, lucida la Togut, ed è la palla del match per l'Italia. 24-22, due possibilità dunque per chiudere al primo posto il secondo girone e andare spediti così in semifinale. L'attacco del Giappone con Shuka, era sulla traiettoria in difesa Rinieri. 24-23, adesso dovremo attaccare e possiamo farlo per il punto della vittoria. 24-23, seconda palla match per l'Italia. Non dobbiamo voler chiudere in fretta, anche 24-23 bisogna avere pazienza. La battuta del Giappone con Shuka. Buona la ricezione di Rinieri, lo bianco affida quella che potrebbe essere l'ultima palla a Elisa Togut e lei chiude. 25-23 e c'è davvero un treno che va veloce verso Osaka. 3-0 per l'Italia, va verso le semifinali del mondiale, e non è lo Shinkansen, il famoso super veloce vanto e orgoglio del Giappone, ma è un altro, è il treno azzurro. 3-0 anche alla nazionale di casa. Brave ragazze, brava Italia, hanno fatto davvero anche oggi una gran cosa, è l'ottava vittoria consecutiva per la nostra nazionale a questo mondiale.